Salve a tutti, benvenuti in questo nuovo video dove i miei capelli sono orribili. Oggi me li laverò perché più che altro non è che sono sporchi, sono crespi. E non riesco. Perché i miei capelli si sporcano non tanto facilmente, però il problema è che sono indomabili. Oh, leggermente è una cosa migliore. Allora, mi è caduto il phon. Voi vi chiederete perché ho il phon in camera? Sì, ho un piccolo phon in camera. Un po' freddo la mattina prima che partono i riscaldamenti. Io poi mi asciugo con, ricordate, poi dicevo scaldo la stanza col phon. Ma l'inquadratura mi fa veramente schifo. Ok, leggermente meglio. Allora, siamo qui riuniti per parlare di cosa. Allora, volevo fare questo video da un po' di tempo. Allora, non so come impostarlo bene, però allora, vedete che io su Instagram sto praticamente commentando tantissimo, sto postando tantissimo quello che mangio perché ho deciso di cambiare la mia vita. Grazie a una ragazza che si chiama Valerie Fitness, che la seguo tantissimo perché ho detto nella mia mente, voglio cambiare, anche perché ho un matrimonio a maggio, quindi ho deciso da gennaio di fare una dieta. Sì, alcune volte la dieta, diciamo che non è perfettissima, però sto cercando di farla. Diciamo che ho seguito le mie ex diete mixate insieme perché, come alcuni di voi sanno, sono nati i miei genitori, quindi se sentite bordello e quello, ho mixato per appunto più diete insieme di quelle che avevo una volta. E l'ho cambiata perché alcune cose non le posso più mangiare, per esempio tipo i broccoli, le pere, non posso più mangiarle. Quindi ho preso delle diete che comunque facevo prima, mixandole su quello che posso mangiare oggi. Cioè, tuttora, ad oggi. Comunque, i miei genitori urlano, fateci caso, vi prego. Comunque, ho seguito un piano alimentare e visto che la cosa più importante che c'è scritto di questo piano alimentare è segnarsi cosa si mangia, perché nelle diete la cosa più sbagliata, visto che ne ho fatte tante io di diete, è mangiare sempre le stesse cose, perché a ridondanza uno si scoccia e la dieta non la fa più. Prima cosa, ho comunque dei passi liberi che, allora, io voglio anche farvi capire cosa intendo per passo libero. È un passo libero nel senso che mangio comunque cose in più, ma non grasse. Non come fanno tipo alcune persone che si abbuffano e tutto. Vado agli occhinite, ma io cose tipo magari troppo condite o fritte non le mangio. Tipo sono andata con mio padre fuori per festeggiare con la mia sorella, io sono l'unica che non ha preso la frittura, ma l'insalata con i gamberi. Perché comunque mi dispiace perdere tutto il lavoro che ho fatto magari di mesi e mesi mangiando fuori. Che comunque me lo concedono tanti tanto, che ci sono comunque delle feste e tutto, non che mi posso chiudere in casa, vero? Cerco di mangiare correttamente, sono andata tipo appunto all'IKEA a fare delle commissioni, ho mangiato il mio salmone affumicato con la verdura e mi sono concessa la purea perché appunto le patate avevano l'aglio per quello. Scusatemi un attimo. Scusate, mi stavo dicendo. Comunque il concetto, diciamo, di secondo passo libero, poi dipende da come siete abituati, se fate tanta palestra, tanto esercizio fisico, ci può anche stare, però a me dispiace perché magari rovino tutto quello che ho fatto nell'arco di un tot di tempo. Comunque, ho postato appunto questo diario alimentare, ho detto posso iscrivermi quello che mangio, faccio le foto o comunque lo scrivo su Instagram, così rimane. Ma posso avere magari un normale diario, il diario interattivo. Poi su Instagram potete vedere proprio, ho una specie di pallina con scritto diario alimentare, ci scrivo tutto quello che mangio, ci sono le foto, magari a volte come preparo la roba, se riesco. Infatti vorrei adesso iniziare a farvi vedere anche come preparo. Perché una persona mi ha detto, ma a me non mi sembra molto dietetico, io non cucino con l'olio, uso sempre il vino bianco. O l'acqua, non c'è. Quindi la preparazione delle cose che faccio spesso è dietetica. Quindi, perché sennò sarebbe friggere. E niente, comunque. Scusatemi, tanto ho un mal di testa terribile che mi prende. E niente, comunque, adesso inizierò anche ad andare a palestra. Se riuscirò, visto che ho fatto una live, proverò a vedere se riesco a fare anche dei video in palestra. Non lo so, devo chiedere anche al proprietario se posso farlo. Però dei video in palestra mi piacerebbe farli. Piuttosto abbandono il cellulare là, perché io ho una specie di cintura che si mette qua, una specie di, non so, braccialetto, non so come si chiama, per metterci il cellulare, anche se uso l'MP3 per la musica, però momentaneamente userò il cellulare. Vedrò se riesco a piazzarlo da qualche parte, così magari uso l'MP3 per magari ascoltarmi la musica, e il cellulare lo uso per farmi qualche video, poi li spezzerò e taglierò. Non so, devo vedere questa parte qua perché è un po' difficile, anche se comunque non sono molto sexy in tutta. Però, visto che me l'hanno chiesto, lo farò. Terrò i capelli sempre legati perché ovviamente sudo, la palestra si suda, quindi farò palestra 2 volte a settimana e se riuscirò farò anche pilates e altre cose perché ho un problema appunto qua alla cervicale, sì, sono 26 anni, sono distrutta io.
Però l'esercizio fisico comunque è importante per fare una dieta corretta ed equilibrata, come dicono nei video. Ho anche un'app che mi aiuta a diciamo, più o meno capire quante calorie introduco al giorno, e ne ho un po' troppe in eccesso, quindi l'attività fisica ci sta per forza. Non peso tantissimo, io comunque diciamo che dovevo perdere sui 10 kg più o meno, cioè quello è il mio raggiungimento, il mio scopo. Più che altro voglio trasformare il mio corpo da massa inesistente a massa muscolare, perché comunque quando vado in palestra obiettivamente fisicamente mi piaccio di più, mi sento comunque più in salute, più contenta, e quindi è una cosa che ci tengo, perché comunque ho lavorato molto su me stessa. Infatti farò un video poi per la vostra gioia, se riuscirò, nuda, se riuscirò per la vostra gioia, ma ha un senso psicologico, nel senso che voglio fare un video per l'autoaccettazione di noi stessi. Visto che io ho fatto un percorso molto lungo, sia psicologico sia comunque fisico, per autoaccettarmi come sono, voglio fare un video perché molte ragazze vedo che non si accettano, ma anche ragazzi, non si accettano per come sono realmente, visto che comunque ho fatto un percorso lungo, vorrei fare poi questo video. Lo faccio nuda non per fare la visual o queste cose qua, ma perché è la parte più importante, non vedrete nulla di che. Semplicemente quando farà un po' più caldo lo farò e avrà un senso, perché comunque il fatto di appunto non portare i vestiti ha un senso per l'autoaccettazione di noi stessi, anche se comunque sono la prima che ancora mi vergogno ogni tanto ad andare in giro in bikini, però questo è. E niente, voi seguitemi su Instagram, mi trovate al nome di Red Princess 93, ho tolto comunque i miei social sul canale, io posto tutte le foto del cibo, quindi tengo il mio diario alimentare, questo è il mio nuovo cambiamento di vita del 2020. E niente, poi il 13 mi peserò e vi terrò aggiornato sempre su Instagram, perché su qua è un po' complicato. Però se riesco magari faccio un post su quanti chili ho perso. E niente, ci vediamo al prossimo video, che i miei mi stanno chiamando, che non so cosa vogliono della mia vita. Vedete, hashtag, non so quale hashtag, ho perso la creatività. Hashtag diario alimentare. E ci vediamo al prossimo video. Ditemi anche voi se state facendo una dieta, se fate una dieta, se vi piace mangiare, non vi piace mangiare. È molto difficile, non mi piace mangiare, però. Io e i miei capelli arruffati vi salutiamo. Ad un prossimo video.